Con Renato i pirati si divertivano molto. Per esempio Renato diceva: giochiamo all'ammutinamento. All'uma cosa? Chiedeva il capitano sospettoso e Renato spiegava: facciamo che tu una volta ci trattavavi male e ti buttavamo in mare. Davano i pirati e buttavano in acqua il capitano, lasciando fuori la prima parte del gioco. Urlava la vedetta. Preparate i cannoni e le spade! Gridava il capitano. Che noia, sempre tutti questi abbordaggi! Diceva Renato. Mi è venuta un'idea! Invece di assaltare la nave, si travestivano da fantasmi e andavano a spaventare i passeggeri. L'occupazione preferita di tutti erano le cacce al tesoro. Guidati da Renato, attraversavano le isole nascoste con mappe e pale e portavano alla luce meravigliosi tesori. L'unico che si lamentava era il cuoco cinese. Oro, diamante, rubini, voglio trovare in mezzo le chiumisa alla moia. Velocemente Renato trovava la soluzione. Regaliamo tutte le sirene! Sì! Proseguivano con altre avventure. Ma il momento più bello della giornata era la sera, quando tutti, raccolti sotto coperta, ascoltavano le terribili storie di paura che Renato gli raccontava. Tutti seguivano Renato, con le bocche e gli occhi sbarrati, meno i pirati seduti dietro d'Alessio, che non vedevano niente. Coccodrillo panzone! Il tempo scorreva magicamente così, fino al giorno in cui arrivò una lettera.